allora sono quattro estremi difensori in attesa dell'arrivo di Rafael dal Brasile. Passiamo ai difensori. Matteo Abate. Davide Castellucci. Dario Campagna. Francesco Cangi, che ha da poco rinnovato il suo corso per la città di Pisa. E adesso passiamo ad uno che ha messo la radice a Verona. A Verona si è sposato, sua figlia è nata il 12 maggio del 2011, il capitano Luca Ceccarelli. Luca, ti chiedo un saluto al pubblico. Ciao, buonasera a tutti. Come al solito siete tantissimi, ma ormai non ci dobbiamo dire. Siamo felici di esserci trovati qua questa sera qua per festeggiare quello che è successo l'anno scorso, la promozione che aspettavamo e aspettavate da tanto tempo. Adesso siamo pronti per ripartire e prepararci bene per affrontare il campionato di Serie D che sarà lungo e tosto. Quindi continuate a stare insieme a noi che ci si vede anche la nostra mano. Grazie. Chiudiamo con il reparto arretrato, Salif Piana, edice della promozione di Serie D per il Versavia. E vuole il nuovo calabrese Domenico Maietta. Chiudiamo con la polizia di sinistra, Giuseppe Pugliese ritornerà a breve al gruppo e Massimiliano Staglia che per un impegno personale di permesso tornerà a disposizione nei prossimi giorni. Passiamo ai centrocampisti, Luigino Campisi. Proviene da Genoa insieme ad un altro suo ex compagno, Andrea Doninelli, centrocampista calcio 91, e qui chiede di portare proprio il saluto a tutti i suoi amici. Che dire, un onore essere qui davanti a voi. Siamo pronti a aspettare una nuova stagione, anche se ci siamo portati, serve tante appoggi alla verità. Dai, di là, di un apposito. Primo vero e proprio acquisto della campagna estiva, dal Parma, dopo due stagioni al Drago Crema, Nicolò Galli. Anche a Nicolò chiedo di presentarsi, lui che l'anno scorso ha affrontato la squadra giallo blu e mi è rimasto impressionato. Sono felicissimo di essere qua, perché l'anno scorso ho giocato contro questa grande squadra al Pentagoni, è stato difficilissimo, quindi speriamo che quest'anno sia difficile per l'altra squadra. Non è presente anche lì tra noi, arriverà nei prossimi giorni il vichingo Emil Albrechtson, ma ora tocca a Giorginio, reduce dall'esperienza con la San Bonifacese. Ha potuto in occasione delle comprobità, è totalmente del Verona, Manuel Mancini. Dopo l'avventura col Gallipoli ha riconquistato la Serie B, questa volta con il Verona, Giuseppe Russo.